Ciao da Antonio di Calzature Nucca e benvenuti alla nuova puntata della Apriscatole. Siamo oramai a giugno inoltrato e quindi anche oggi la nostra nuova puntata converte sui sandali. Questa volta però, a differenza di quella scorsa, ci concentriamo su dei sandali un po' più raffinati, dalle suole più sottili, più leggeri visivamente, quindi per dare anche uno stile diverso rispetto a quello che abbiamo già visto. E quindi la cosa più importante rimane quella che comunque questi sandali, queste scarpe che noi ti proponiamo, possono essere delle carezze per te, per i tuoi piedi e non procurarti mai fastidi. Questo è il nostro impegno. È per questo appunto che selezioniamo solamente scarpe fatte con pellami morbidi, forme ben strutturate, leggere, insomma che possono essere delle fedeli compagne di viaggio. Anche per quanto riguarda l'uomo siamo rimasti su cose un po' più leggere, quindi vedremo sia delle scarpe a fondo cuoio che anche qualche una sneakers a fondo gomma, ma piuttosto leggera, bella proprio estiva da portare con i pantaloni corti. Quindi rimani collegato, vedrai ora 8 prodotti e alla fine di questa presentazione avrai anche un'offerta che sarà valida per tutta questa settimana, fino a domenica 13 giugno, che poi è anche Sant'Antonio, quindi vi faccio gli auguri di buon onomastico. È arrivato il momento di andare a vedere quali sono quindi gli articoli di questa settimana di cui ti anticipavo, e il primo è questo bellissimo sandalo allacciato. Ecco, come vedi si tratta di un sandalo un po' particolare, di un sandalo che viene allacciato in questa tomaia in pelle che è tutta stampata e forata e viene sopra la caviglia. Quello qui te lo faccio vedere un po' aperto così si capisce. Viene propriamente allacciato al piede e quindi risulta davvero molto grintoso. La suola è di cuoio con la sua anima di gomma per non scivolare ed è un sandalo veramente figo. Passiamo ora al secondo sandalo di questa settimana, guarda che bellezza! Beh, anche questo direi che è un sandalo che si fa notare. È un sandalo a fondo cuoio con questa bella rotellatura ed è fatto in argento con questa applicazione di pietre molto particolari. Diciamo anche quell'argento è un po' particolare perché è in crack, quindi un pellame che ha questo effetto un po' vintage, un po' rovinato, non è il classico argento luminoso da cerimonia, ma anzi vuole essere un sandalo molto grintoso. Andiamo a scoprire cos'altro nasconde la nostra scatola magica. Il nuovo sandalo è questo. E vediamo nei particolari anche questo sandalo di Laura Bellariva, fatto in pitone stampato e bianco. Ha proprio questo tipo di pellame incrociato in taglio vivo che consente un'ottima calzata al piede. Anche qui abbiamo questa suola di cuoio con l'antiscivolo e poi vedi questa tomaia che abbraccia bene il piede, anche con un colore davvero luminoso e bello per l'estate. E per la quarta proposta andiamo ad alzarci un pochino con il tacco ed è questa la nostra proposta. E con questo, come vedi, saliamo un po' di tacco. Abbiamo un tacco che è un 50, una forma squadrata della forma del sandalo e una doppia fascia incrociata, una nera e una in pitone. Anche questo è un sandalo molto neutro che puoi sostituire al normale sandalo nero per dare un po' più di luminosità alla tua immagine. Infine, per chiudere le proposte da donna, andiamo ad alzarci ancora un po' e a rendere il gusto un po' più femminile. E qui invece il colore spicca, qui abbiamo un bellissimo color giallo senape con un tacco di 5 cm, un po' vedi scampanato, un po' allargato verso il basso, la forma sempre quadrata e poi questa doppia fascettina con degli accessori sul collo del piede per rendere proprio questo sandalo molto leggero e molto estivo e assolutamente comodo perché imbottito per quanto riguarda la parte interna. La suola invece è di gomma molto flessibile. Finalmente è arrivato anche il momento delle scarpe da uomo e partiamo subito con una sneaker che è questa. Eccola qui la nostra bellissima sneaker P448 Daytona, particolare arancione dietro al tallone, particolare alla parte invece davanti è grigia, laterale è bianca, microforata e poi abbiamo anche questo baffetto nero che la rende particolare. È tutta in pelle e all'interno è foderata in cotone, per cui è una scarpa molto leggera e molto estiva come ti dicevo. La seconda proposta invece è qualcosa di un po' più dandy, un po' più artigianale. Ecco, molto nuova questa reinterpretazione
della scarpa derby in cuoio, perché anziché essere fatta nella classica pelle liscia normale, viene proposta con questo concetto di crosta invecchiata, quindi questa scappella scamosciata, molto leggera e sporcata in punta con questo effetto semilucido, per dare più grinta e per dare finalmente anche alla scarpa di cuoio questo look un po' più nuovo. E chiudiamo con un altro prodotto artigianale di alta qualità. Ecco ora il nostro, da vicino, il nostro derby norvegese di Corvari. Anche ecco, il derby norvegese è caratterizzato da questa cucitura che c'è qui sulla parte davanti della tovaglia. La pelle è molto leggera, molto morbida, la suola è di cuoio e questa è una scarpa per chi deve portare una scarpa formale ma non vuole essere classico, e quindi sicuramente è una scarpa che rende il look molto grintoso. Ecco, è arrivato finalmente il momento di andare a scoprire quali sono le offerte che ti abbiamo riservato per questa settimana. Il sandalo allacciato costa 208 euro di listino e per questa settimana lo puoi avere a 165. Il sandalo argento con le pietre costa 245 euro e per questa settimana lo puoi avere a 195. Il sandalo in pitone e pelle bianca costa 195 euro e per questa settimana lo puoi avere a 155. Il sandalo incrociato nero e pitone costa 195 e per questa settimana anche questo lo puoi avere per 155. Il sandalo con il tacco color ocra costa 159 euro e per questa settimana lo puoi avere a soli 127. La sneaker di P448 costa 199 euro e per questa settimana la puoi avere a 159. Il derby scamosciato costa 225 euro e per questa settimana lo puoi avere a 179. Infine, il derby norvegese di Corvari costa 245 euro e per questa settimana lo puoi avere a 195. Cosa dici? Sono piaciute le nostre proposte? Beh, io spero proprio di sì. Ricordati che queste offerte scadranno domenica 13 giugno e potrai venire in negozio prima di questo termine oppure acquistarle entro la mezzanotte di domenica sul nostro sito www.calzaturenucca.it. Da Antonio è tutto anche per questa settimana e ci vediamo alla prossima. Ciao!